Il problema del figlio che non arriva affligge il 15% delle coppie nei paesi industrializzati e secondo i dati del Censis dal 2008 al 2016 in Italia si è innalzata l'età di chi fa ricorso ad un centro per la fecondazione assistita. Per le donne si è passati a 40 anni e a 37 per gli uomini, ma a farvi ricorso direttamente è solo il 13% delle coppie che hanno questo problema, mentre il 72% fa ricorso in prima istanza al suo ginecologo. Ora, atteso da oltre 11 anni, sabato mattina nel presidio di Muraglia si è inaugurato il nuovo centro di procreazione medicalmente assistita, il secondo dopo Torrette e l'unico di terzo livello nella regione. Il fine è quello di prendere in carico totalmente la coppia con problemi legati alla sterilità e con un approccio personalizzato alla coppia per la risoluzione di queste problematiche. Una volta che arriva la coppia viene studiata, analizzata per arrivare alla diagnosi di fertilità e poi verrà dato il consiglio terapeutico conseguente a questo primo colloquio. Quindi si parte tutti da un colloquio, da una relazione con la coppia per identificare qual è il problema. Nel caso naturalmente ci fossero invece dei singoli, anche i singoli possono venire, che hanno un problema personale o ormonale oppure di fertilità in generale, e si affronterà il problema del singolo allo stessa stregua di come abbiamo fatto per la coppia. Il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, ha tenuto a battesimo la struttura assieme alla direttrice dell'azienda, Maria Capalbo. Finalmente, dopo tanti anni, si dà l'avvio a questo servizio sull'aiuto alle coppie che vogliono avere figli di grandissimo valore. Capite quanto è importante per chi ha qualche difficoltà nel mettere al mondo una nuova creatura e trova finalmente un servizio di altissima qualità, professionalità e tecnica che permetta di raggiungere questo risultato. Ma con Ancona ci sono delle tecniche diverse e solo a Pesaro si ritrovano quelle più all'avanguardia. Un investimento complessivo di 2.654.000 euro con un ammodernamento del padiglione 1 dove si trova la struttura per 400.000 euro. E poi c'è stato un investimento di 332.000 euro per il personale. È previsto un direttore di struttura complessa affidata al professor Marabini, due ginecologi, quindi due medici, due ostetrici ginecologi, quattro ostetriche, due genetisti e due operatori sociosanitari.